La redazione di Cinematograph Film Is Now ha stilato per voi una classifica delle migliori serie TV da vedere su Netflix. Ecco alcuni titoli. Al decimo posto c'è Black Mirror, serie antologica diventata un cult che racconta di futuri distopici in cui ad essere sviscerato è il rapporto tra uomo e tecnologia. Al nono posto abbiamo Narcos, creata da Chris Brancato, Eric Newman e Carlo Bernard. Questa serie in 10 episodi, diretta dal brasiliano José Padilla, è sicuramente uno dei prodotti di punta del catalogo Netflix. La terza stagione sarà disponibile a partire dal 1 settembre. All'ottavo posto Orange is the New Black. Dal 9 giugno è stata messa a disposizione nel catalogo Netflix la quinta stagione di questa serie corale per eccellenza, declinata tutta al femminile, veramente molto bella. Al settimo posto della nostra classifica si piazza The Crown. Persino la regina d'Inghilterra, entrata di recente nel novero dei fan di questa serie originale, presente nel catalogo Netflix, tra le più costose mai prodotte dalla piattaforma, che racconta in 10 puntate la storia di una giovane Elisabetta II nei primi anni del suo regno. Al sesto posto vediamo Dirk Gently, agenzia di investigazione olistica. Creata in origine per BBC America e basata sull'omonima saga dei romanzi di Douglas Adams, che è lo stesso autore di Guida Galattica per autostoppisti, Dirk Gently è un mix sorprendente tra thriller e comedy. Poi, al quinto posto c'è Master of None. Aziz Ansari ha deliziato pubblico e critica con la prima stagione di questa commedia presente nel catalogo Netflix. Il protagonista della serie, Dev, è un ragazzo di 30 anni residente a New York che, come molti trentenni, cerca di trovare un equilibrio tra vita sentimentale, ambizione e amicizie. Mi fermo qui. Per scoprire la top 5 di questa classifica dovete cliccare il link nella descrizione. Per oggi è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Ci potete seguire anche su Facebook e Instagram, di cui trovate il link qui sotto, e noi ci vediamo prestissimo. Ciao da Valeria!